Buongiorno mister Carlo Forciniti, Corriere dell'Umbria. Buongiorno. Che settimana è stata questa dopo il buon punto, la buona prestazione ottenuta con il Parma e che tipo di partita si aspetta domani con il Bari? Grazie. Allora, è stata una settimana in cui siamo riusciti a lavorare abbastanza a pieno organico e quindi è servita sicuramente per migliorare sia la condizione che l'affiatamento della squadra. E il tempo sta chiaramente giovando a nostro favore perché appunto ci dà la possibilità di affinare l'intesa e di migliorare la condizione. Quindi è stata una settimana buona sotto questo aspetto qui. Alla partita, No, che scusami. partita si aspetta Ma una domani? partita difficile come tutte lo sono in questo campionato, la Serie B quest'anno specialmente è un campionato a grandi firme, tante squadre importanti di piazze prestigiose. E sicuramente Bari non sarà come difficoltà di partita inferiore al Parma o al Palermo che abbiamo già affrontato. Quindi quello che conta però è che noi riusciamo a crescere, a migliorare, perché poi gli avversari una volta a settimana cambiano, ma se noi riusciamo a migliorare il nostro rendimento, le nostre prestazioni, è chiaro che miglioreremo anche i risultati. Buongiorno. Mister, buongiorno. Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo Web Radio TV. Archiviata la partita chiaramente con il Parma, adesso il Perugia si proietta, come diceva anche il collega, alla partita contro il Bari. Una neopromossa, sicuramente una squadra interessante che ha anche giocatori di esperienza valido. Lei è sempre bravo a studiare le squadre. Quale secondo lei potrebbe essere, diciamo, il tallone di Achille, se ci sono, se ce l'ha, di questo Bari, cioè dove il Perugia può mettere e se lo mette in difficoltà il Bari? Ma io più che pensare al Bari in queste settimane ho pensato al Perugia, a dare un'identità di gioco che possa migliorare nei tempi e nella velocità di esecuzione, che è la cosa che più conta. Poi, come dicevo prima, ogni settimana gli avversari cambiano, ma se noi miglioriamo i concetti che dobbiamo praticare in campo, affiniamo un attimino e metabolizziamo i movimenti, è chiaro che migliora il nostro rendimento. Quindi più che concentrarmi sull'avversario, che comunque un avversario, come ho detto prima, degno, poi è una neopromossa per modo di dire, perché è una proprietà forte alle spalle, una delle città e delle tifoserie più numerose che c'è in Italia, e quindi è ritornata prepotentemente alla ribalta del campionato Serie B. Quindi ecco, è un avversario di prestigio contro il quale dobbiamo essere bravi a fare la nostra prestazione. Ecco, mister, per quanto riguarda invece le condizioni fisiche di alcuni giocatori, recupera sicuramente importanza davanti che Matos, Melchiorri. Melchiorre ha avuto qualche problema questa settimana, però l'abbiamo recuperato. È chiaro, adesso domani faremo le valutazioni, l'ultimo anche col dottore, però mi conforta il fatto che sia Strizzolo, che era arrivato l'ultimo giorno prima dell'altra partita, sia Matos, che ha ripreso una settimana in più di lavoro nelle gambe, lo stesso Olivieri, lo stesso Di Serio. Quindi diciamo, ecco, che comunque mi sento di dire che siamo abbastanza coperti lì davanti, anche se rinunciare a Federico è sempre una perdita. Sì, buongiorno mister, curato lo Buongiorno. sito del Messaggero. Dove, giustamente ha detto di lavorare ha lavorato sulla squadra, dove bisogna crescere dal punto di vista della personalità, dei movimenti, anche su un pizzico di fortuna che è mancato anche quello? Perché purtroppo. Speriamo che arrivi prima o poi, non dipende da noi. No, dobbiamo migliorare Grazie. un po' in tutto quello che è la gestione della partita, no? Io domenica dissi dopo il Parma che ci mancano 15-20 minuti finali, perché secondo me si è fatto un gran primo tempo. Si è fatto un buon secondo tempo, chiaramente la squadra è un po' calata perché giocare a quel ritmo lì per 90 minuti non ne avevamo ancora. Io mi auguro di vedere già da domani che almeno di colmare, non dico tutti e 20 minuti che avevo visto domenica, ma almeno ecco, arrivare un po' meglio nel secondo tempo a gestire la partita sui ritmi nostri, perché per noi è fondamentale andare sempre sui ritmi nostri. Buongiorno. Buongiorno mister Giancarlo Pacini, Umbria TV. Le volevo dire, mercoledì si abbasseranno le luci su questo mercato. Nel suo ideale scacchiere, ritiene che ancora qualcosina sia giusto fare oppure molto soddisfatto di quello che comunque la società le ha messo a disposizione sin qui?
Ma io sono abituato a lavorare col materiale che la società mi mette a disposizione. Poi è chiaro che se mi chiede dove poter intervenire, dico la mia, però è sempre la società sovrana sul discorso del mercato, perché alla fine il discorso economico è un rapporto che ha la società con i giocatori, perché poi c'è anche un discorso sui quali io non ci entro mai perché non è roba mia, nel senso rapporto calciatore-società, chi ha delle offerte, chi può cambiare, quello non è chiaro. Io dico la mia sotto l'aspetto almeno delle caratteristiche dei giocatori che mi servono, quello mi sembra il minimo indispensabile, no? Il fatto che siano arrivati Luperini, Iannoni e Casasola già dà una indicazione. Poi ci sono altri ragazzi che hanno questa caratteristica qui, quindi la squadra, secondo me, io sono soddisfatto di come è composta. Certo è tutto perfettibile, tutto è migliorabile, però ecco, la società più o meno vediamo come si potrà muovere, insomma, una risposta che forse la potrà dar meglio il direttore o il presidente che non io. Sì, mister, Enrico Fanelli a Perugia Today e Umbria Notizie Web. Due domande, se posso. La prima è cosa pensa di giocare, del fatto di giocare queste prime quattro partite a mercato aperto, se può, quali possono essere gli effetti secondo lei su una squadra, e poi se ha avuto modo di visionare il terreno di gioco che era alle prese con una rizzollatura abbastanza importante. Grazie. Allora, quella del mercato aperto per quattro partite è una scocciatura, è una noia, perché comunque che se ne dica o che se ne voglia, si voglia, come posso dire, cercare di isolarsi, comunque io ho un rapporto di campo col calciatore, non so se mi spiego, un rapporto di spogliatoio di campo, si va a allenare, però poi il calciatore ha altre figure, che possono essere i procuratori, può essere la famiglia, possono essere altre cose che li possono distogliere, soprattutto in un momento in cui il mercato è aperto. Quindi per qualcuno ci può stare anche qualche momento di divagazione, perché poi i ragazzi sono ragazzi, non è che sono maturi come noi, che sanno magari saper scindere le cose. Alcuni magari possono essere distorti, no? Quindi questo, io dico che comunque il mercato è aperto per quattro partite non è bene, non è bello. E per quanto riguarda il terreno di gioco, l'ultima partita che abbiamo fatto era sotto gli occhi di tutti, purtroppo non era come ce l'aspettavamo, ma il problema era per loro ma anche per noi, perché io ho sentito il Parma lamentarsi, ma non è che noi siamo di casa, non abbiamo voluto mancare il rispetto a, come posso dire, a noi stessi, però non è che ci ha avvantaggiato quel terreno neanche noi. Dico che il campo c'è per tutti. Domani, visto che è stato rizzollato, ci aspettiamo che sia sicuramente migliorato. Mister, due considerazioni, se possibile. Una, quanta ansia, voglia, adrenalina c'è nel provare a vincere la prima partita di questo campionato? Se può rappresentare una mini svolta in questo arco della stagione? No. Dobbiamo essere sereni. Noi non deve diventare... Ascolta, ma appena cominciato il campionato. E poi, secondo me, adesso se vogliamo ritornare indietro, a Cagliari abbiamo fatto una gran partita, poi si è persa per ingenuità, per gli episodi. A Palermo fino al 25esimo eravamo solo noi in campo, poi l'episodio anche lì ci ha cambiato in negativo la partita, e domenica abbiamo fatto una buona gara che ha migliorato le altre due precedenti, quindi la squadra è in crescita, non si deve, l'ho detto prima, però ricordati quando ho detto che noi un pizzico di ritardo ci siamo, adesso stiamo recuperando il terreno perduto, non dobbiamo avere quell'ansia, l'ansia mai. Siamo consapevoli che stiamo sulla strada giusta. Poi un'altra cosa, prima parlavamo di quanto abbondanza adesso ci fosse in attacco. Secondo lei ci sono delle coppie predefinite, nel senso che per alcune caratteristiche alcuni attaccanti si accoppino meglio con altri, oppure possono giocare tutti e quattro, tutti e cinque indistintamente? No, io non metto mai limiti a nessuno. Io guardo la condizione in forma settimanale, guardo come stanno, e poi si può giocare in tutte le maniere, tutti e cinque offrono soluzioni per giocare in contemporanea. Però ti ho già detto, sapete, che già a Cagliari di 5 attaccanti abbiamo 4 fuori, quindi stanno recuperando, non è che sia una cosa che 5 attaccanti adesso stanno tutti al 100%, si fanno le valutazioni in base alla loro condizione. Ecco mister, lei sta, ritorniamo ad analizzare il suo Perugia, lei sta lavorando molto sul suo Perugia per cercare di fargli trovare quella forma, quella figura che lei tanto desidera e vuole.
Se c'è qualcosa che la preoccupa, cioè nel senso, io parlo a livello di calo di tensione, calo fisico, dov'è? E abbiamo visto per esempio col Parma un Perugia che ha fatto un grandissimo primo tempo, un secondo tempo che ha subito, diciamo, un pochino quello che è stato il ritorno del Parma, gli ultimi 15 minuti un calo, direi, fisico ci può stare? Naturale. Allora, io dico a me stesso che più che preoccupato, più che preoccuparsi, uno deve essere attento a vedere dove ci sono le problematiche e deve essere sveglio a trovare soluzioni. Quindi vedere dove c'è il problema e trovare la soluzione è l'unica cosa alla quale io devo pensare. Poi con il mio staff cerchiamo di lavorare per mettere a punto la cosa. E quindi ecco, non vedo ombre, o io la vedo chiara la situazione, non so se mi spiego, la vedo chiara, vedo che è solo questo l'aspetto, che non è poco, però ho detto calo di tensione, no, calo fisico c'è stato, ma fisiologico te l'ho detto, ci stanno due giocatori, sono arrivati venerdì, due o tre hanno recuperato da una condizione precaria che sono stati fermi. Angela la prima partita che faceva dopo un mese, cioè al 90esimo, dall'80esimo in poi, 4-5 giocatori non in condizione, si notano nella squadra, la squadra paga, questo è il quadro. Quindi secondo me quello è il problema, che si risolve col tempo, non so se mi spiego. Quindi più che preoccupato bisogna essere lucidi nel capire dove intervenire e trovare soluzioni, non dobbiamo vedere i fantasmi o insomma, ecco, le cose, come posso dire, negative laddove non ci sono.